Salve ragazzuoli, sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti, per coloro che si fosse iscritti sì o no, per coloro che sono iscritti rimangono con me, perché usciranno sempre con quello di video. Allora, questa è una bettina, una classica bettina che si trova nei negozi, al modico prezzo dai 2 € fino ai 3,50 €, poi dipende se sono ladri o meno, e dipende anche dal tipo, perché non tutte le bettine hanno lo stesso prezzo, no? Comunque lei l'ho vista, ho controllato, prima di comprarla e acquistare comunque tali betta, sarà necessario comunque eseguire un controllo di routine, ovvero se sta bene fisicamente, se ha problemi di livrea dunque con lo stomaco, se ha qualche problema a quello che è comunque l'organo del labirinto che si può facilmente identificare con infiammazione o parassitosi o fungine, comunque potrete notare angoli della testa. E ho dovuto anche controllare, come è mio solito fare, anche e soprattutto quello che è il comportamento all'interno del contesto sociale di un piccolo ecosistema. Lei è arrivata da circa 2 settimane in negozio, ovviamente è una betta non aggressiva, oddio il limite di aggressività, non è un capogruppo, quindi comunque non è una femmina dominante ed è tendente alla sottomissione, quindi cosa importante per la riproduzione. Lei vorrei riprodurla all'interno comunque della vasca e vorrei fosse la prima femmina di Thunder, per poi provarne altre successivamente, anche perché dovreste sapere che post riproduzione il maschio va reintegrato, cioè nel senso va comunque riportato in forze, poiché se è stata riproduzione lo porta alla stanchezza e alla perdita di molte forze, quindi è necessario che sia così. Lei è ben in salute, è una bettina entrata in riproduzione da poco, che potrei utilizzare tranquillamente senza alcun tipo di problema. Non ha un carattere aggressivo e per il mio bettino va più che bene, anche perché il mio piccolo betta è di età inferiore al classico betta da riproduzione, preso opportunatamente per crescerlo e adattarlo alla mia vasca prima comunque di avviare quello che è il meccanismo della riproduzione stessa. Come tutti sapete, il fatto delle bolle, l'accoppiamento, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei soltanto capire in che contenitore farlo e dove avviare questa fantastica avventura con i betta che già feci anni fa e che tralasciai per handler, guppi e caridine e Corridors soprattutto. Allora ragazzuoli, io vi dico di lasciare un bel commento, un like, di iscrivervi al canale soprattutto, di cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati, anche perché io faccio uscire un sacco di video settimanalmente. Senti patata, però vieni dall'altra parte che ti sto riprendendo. Link in descrizione, ci vediamo alla prossima. Ciao belli!